Cari ascoltatori e videoascoltatori, Serata Nuskrus. È diventata ormai una tradizione che per Pasqua mi viene offerta l'opportunità di rivolgere una parola di augurio attraverso i moderni mezzi di comunicazione sociale. Anche quest'anno ho accolto volentieri l'invito che mi è stato rivolto dai responsabili di TV Laudato, dalla Radio Cattolica Croata e dal programma La Voce di Croazia di Radio Croata, e sono veramente grato ad essi per questa possibilità. Anzitutto vorrei salutare cordialmente tutti coloro che mi stanno ascoltando in Croazia. E poi vorrei rivolgere un fraterno augurio specialmente a quanti sono fuori della Croazia e in particolare ai croati di Bosnia ed Erzegovina e Montenegro, che mi sono molto cari perché lì ho avuto la gioia di servire il Santo Padre e la Chiesa per diversi anni. Come sapete, quest'anno di nuovo la Provvidenza ci offre l'occasione di celebrare la festa delle feste proprio nello stesso giorno in cui essa viene celebrata dai nostri fratelli ortodossi. Questa coincidenza provvidenziale ci invita ad andare ben oltre i confini confessionali, specialmente in questa solenne ricorrenza, e ci ricorda che al di là delle differenze, ciò che ci unisce è molto più grande di ciò che ci divide. Perciò mi è caro augurare una felice e santa Pasqua anche ai nostri fratelli ortodossi, assicurando una particolare preghiera affinché da Gesù risorto possano venire vita, luce, speranza e gioia per le nostre comunità e attraverso la nostra comune testimonianza per tutte le persone di buona volontà. Per la nostra riflessione, quest'anno in spirito ecumenico vorrei prendere lo spunto di partenza da un santo della Chiesa in divisa, Sant'Efrem il Siro, onorato dall'antica tradizione cristiana con il titolo di Cetra dello Spirito Santo, il cui insegnamento rimane pienamente attuale per la vita delle chiese cristiane. Ebbene, nel secondo inno sulla resurrezione, Sant'Efrem insiste sulla lode gioiosa che deve animare la contemplazione del mistero pasquale e presenta una grande liturgia cosmica di tutta la creazione che accompagna il cielo e la terra. Egli inizia con un riferimento alla croce che riapre il paradiso. Da lì, dalla croce, sgorga la lode di tutta la creazione. La chiave fu per me la croce, fu essa ad aprire il paradiso. Ecco la festa gioiosa, egli scrive, donne e uomini casti furono trombe e corni, bambini e bambine furono in essa arpe e cetre. Questa presentazione della gioia come nota specifica della contemplazione pasquale ci fa ricordare e capire meglio alcuni aspetti dell'insegnamento del nostro amatissimo Papa Francesco, che spesso propone riflessioni molto stimolanti sul tema della gioia. E così, per esempio, lo scorso anno il Santo Padre, in una delle meditazioni di Santa Marta, ha detto che la gioia dovrebbe essere virtù distintiva del cristiano ed ha aggiunto che non si può immaginare un cristiano senza gioia perché essa è un po' come la carta d'identità del cristiano. Ovviamente qui non si tratta delle allegrie passeggere che possono venire dalle comodità consumistiche, ma si tratta della gioia del Vangelo che viene dalla consapevolezza di quello che Dio ha fatto per noi e stiamo celebrando in questi giorni così santi, e cioè
Egli ci ha rigenerati in Cristo, suo Figlio, con il sangue della sua croce. Certamente, aggiunge Papa Francesco, non si può non tener conto che talvolta dobbiamo confrontarci anche con prove e sofferenze che un po' per tutti accompagnano il cammino quotidiano. Ma anche in tali circostanze il cristiano è chiamato a vivere questo dinamismo di gioia esprimendolo in un altro modo, e cioè con la pace che viene dalla certezza che Gesù è morto e risorto per noi, è con noi, ci accompagna, ci conosce per nome, ci ama così come siamo, con le nostre doti e con i nostri limiti. In altre parole, anche nelle prove e nelle tribolazioni, dobbiamo avvertire che Dio è con noi e anzi proprio nei momenti un po' grigi Egli sta esprimendo per noi la sua predilezione, chiamandoci ad essere più vicini a Gesù sulla croce e attraverso la croce a partecipare della risurrezione e della gloria di Gesù. Perciò ricorderete che molte volte il Santo Padre ripete che è un controsenso vedere in giro cristiani tristi e melanconici, come se vivessero in una continua veglia funebre. E altrettanto spesso Papa Francesco indica la strada per avere la gioia della fede. Bisogna ritornare a Gesù, morto per noi e risorto, costruire la sua vita, la nostra vita su di Lui, che ci invia lo Spirito Santo per farci andare avanti con gioia nel suo cammino, per le sue strade e secondo le sue proposte. C'è poi un altro elemento che mi sembra importante sottolineare nell'insegnamento del Santo Padre sulla gioia, e cioè non possiamo trattenere la gioia per noi e neppure possiamo accontentarci di comunicarla soltanto a quelli che ci sono cari o ci sono più vicini. Con Gesù abbiamo il dovere di trasmetterla a tutti senza differenze. Questo è il dinamismo di una fede matura. La gioia non può restare ferma solo per noi o solo per un gruppo. Deve andare, deve espandersi. È un dono che deve camminare, dice il Santo Padre. È una virtù dei grandi, di quei grandi che sanno levarsi al di sopra dei propri interessi, delle proprie amarezze, delle pochezze e delle piccolezze umane e sanno sempre allargare lo sguardo agli orizzonti di Dio e dei fratelli e in particolare dei più poveri e più lontani che più necessitano di solidarietà e di conforto. Cari ascoltatori e videoascoltatori, in spirito ecumenico, contemplando con Sant'Efrem la liturgia cosmica che accomuna cielo e terra nella lode gioiosa al Signore morto e risorto, rinnovo gli auguri pasquali a tutti e a ciascuno di voi. Per voi e con voi prego che le festività pasquali portino tanta serenità, tanta rinnovata speranza e tanta gioia. Sretanuscus.